Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo, puntata che praticamente parleremo delle lenti lens tele, praticamente delle lenti che permettono di ampliare e fanno proprio l'esatto contrario delle lenti wide lens, che praticamente al posto di ampliare l'immagine la stringe e permettendo un ingrandimento maggiore. Questa serve in caso che volete fare foto lontane, molto più lontane del previsto, e non vi arriva lo zoom. Questo serve per aggiungere proprio uno zoom in più, e in più permette di fare foto veramente eccezionali. In questo caso io non potrò applicare questa lente sulla telecamera propria, in quanto ci è caduta sopra della colla, si è rovinata e quindi non ci permette proprio di agganciarla, però tenteremo di stare più stabili possibili. Intanto poi tenteremo anche di togliere dopo la colla da questo involucro, sperando che si levi. Dovrebbe andare via in teoria con l'alcol, ma non lo so, poi vedremo. Comunque andiamo ad applicare la nostra lente. Allora, come notate, tenete sempre come punto di vista ad esempio il pino, e proprio si vedono i tralicci qua, ok? Questa permette praticamente di avere un'immagine del genere. Come vedete è sparito e quindi prende in meno, praticamente prende in meno e permette di zoomare molto di più, come vedete, ok? Adesso usiamo come esempio sempre le nostre montagne. Vogliamo filmare le montagne. Adesso vi dico anche quant'è lo zoom massimo che può fare la nostra videocamera. Vediamo se... mi sa che ho dimenticato la macro attiva, quindi aspettate un secondo, torniamo subito. So che adesso non vedrete più niente sulla videocamera e vi vedete solo a me nel rettangolino, ma ho spento un secondo la registrazione. Infatti avevo dimenticato la macro e ora mi dovreste rivedere di nuovo. Allora, stavo dicendo, andiamo a zoomare sulle montagne. Andiamo ancora e prendiamo questa montagna. Ok, a questo punto aggiungiamo il filtro. Come noterete, l'immagine si è avvicinata ancora di più alle montagne e quindi ci permette proprio di avere un'immagine più ravvicinata ancora di più della montagna. Guardate la differenza. Cioè, si nota comunque la differenza, e comunque aggiunge quel 4x, quel che è, che però permette praticamente di avere un'immagine più espansa. Invece può fare anche l'esatto contrario, non so se per chi lo sapeva, che può fare anche una cosa del genere. Però questa ovviamente non è stata creata per fare questa cosa. Però può diventare anche un fisheye, guardate. Cioè, vedete, è diventato un fisheye praticamente. Guardate. Questa cosa l'avevo scoperta per puro caso, però è veramente una cosa formidabile. Comunque, per ora si conclude qui le puntate sui vari test lenti, non lenti. Troverete sulla nostra pagina Facebook anche tutti i vari test fotografici che abbiamo fatto in redazione. Per il resto io vi ringrazio veramente di cuore per aver visto questo video e ci vediamo alla prossima puntata della Computer Museo.